Alessia Antonucci, ancora dobbiamo parlare di un problema che si sta allargando a macchia di leopardo sull'Alto Tirreno Cosentino, l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ultimamente delle segnalazioni sono giunte proprio da Bonifati. No, segnalazioni che arrivano sempre in via social, perché c'è da dire che non c'è la forza di andare a denunciare, però almeno la gente scatta delle foto, le invia a me o magari forse le invierà pure agli organi preposti, e riguardano discariche che ci sono in tutto il territorio. L'ultima, proprio vicino all'isola ecologica di Bonifati, c'è praticamente un tappeto, se così possiamo dire, di guaine, pieno, che ha proprio riempito completamente il terreno. Non esiste più la terra, è diventato tutto brulla, la terra è diventata tutta quanta rovinata, e allo stesso tempo ci sono ingombranti, ci sono materassi, ci sono coperte, c'è uno schifo. Io ho raccolto queste segnalazioni e sono andata a vedere con i miei occhi, e quando ero là sono passate diverse macchine, però nessuno si è fermato. Credo che al momento siano stati pochi quelli che hanno fatto esposto oppure segnalato. Ripeto, sono guaine con catrame, e potete immaginare il danno ambientale che si viene a creare. A quanto so è prevista una bonifica da parte dell'amministrazione comunale, e c'è già una determina, quindi si dovrà aspettare. Il problema non sono le bonifiche, il problema sono proprio questi furbetti che scaricano tutto sull'ambiente e non pensano affatto alle ripercussioni che possono avere anche sulla salute degli altri. E purtroppo dobbiamo dire che di fronte all'inciviltà delle persone anche le amministrazioni comunali sono disarmate. Sì, non ce la fanno più. Io l'altro giorno ho fatto un'intervista all'assessore Petraro, Massimiliano Vaccaro, e mi diceva di una situazione ancora più brutta, diciamo. E il fatto che in località Ceramile, che è una contrada rurale di Cetraro, molto popolosa, che fa da crocevia ad altre zone, era stata effettuata una bonifica 20 giorni fa, una bonifica ovviamente di una discarica. Sono passati 20 giorni ed è punto da capo, tutto di nuovo con i pneumatici, ingombranti anche là, rifiuti speciali. C'è da dire che 20 giorni fa avevano pensato, sapendo che non avrebbero risolto granché, di installare una rete con dei paletti per evitare proprio che in quella zona venissero abbandonati illegalmente i rifiuti. Non è stato osservato nessun tipo di divieto, e là c'è di tutto, veramente di tutto. Allo stesso tempo, quindi, un'altra bonifica dovrebbe essere fatta al Triolo, che è la strada che porta a Lampezia, e anche là c'è una discarica, sono stati fatti sopralluoghi, ma ci sono rifiuti speciali. Quello che ci si domanda è proprio questo: se in alcuni posti, in alcuni paesi del Tirreno, la differenziata funziona, non si riesce a capire perché c'è gente che, nonostante tutto, preferisca mettere anche le buste da spazzatura in discarica invece di mettere le mastelli per poi farle smaltire legalmente. C'è l'idea da parte di alcuni che si faccia non tanto per fare un dispetto all'ambiente, che va in secondo piano, ma anche per fare dispetti a livello amministrativo oppure ignoranza completa. Che poi non far male a se stessi. Giusto, giusto, perché non voglio associare smaltimento illecito dei rifiuti da parte dei cittadini a patologie tumorali o altro, però sicuramente io, come altre persone che vado a vedere queste discariche dopo le segnalazioni, mi rendo conto di veramente di solchi nei terreni, di zone dove non cresce più l'erba, dove la vegetazione è assente, a parte l'odore nauseante, ma è proprio un dolore per chi crede appunto nella natura. Abbiamo gli strumenti e non possiamo permettere più che siano le amministrazioni a sborsare soldi per bonifiche, poi vanno a ricadere sulle spalle dei cittadini onesti.
Quindi questi soldi potrebbero essere utilizzati diversamente, magari per il bene della collettività, invece di essere utilizzati per bonificare e ripulire questi luoghi. Quindi un appello a tutti, non solo da parte di tutti ovviamente, è quello di innanzitutto di denunciare e di essere corretti cittadini.